Cosa pensi degli ebrei? Eh? Hai sentito benissimo? No! Lo so, tu dimmi. Ma ne abbiamo già parlato tante volte! Tu ripetimelo. Noi ebrei abbiamo molto più bisogno di risposte di quanto ne avete voi. Siamo pieni di complessi. Sì, dovreste sapere che in materia di complessi anch'io non scrivo. Adesso perché non vuoi rispondere? Perché non mi va adesso di pensare agli ebrei. Ma li ami, li odi? Non lo so, no, io so soltanto quello che amo. Cosa? Te! Fischiamo con un lento movimento del tuo cucchiaio, prima in tondo e poi così dall'alto in basso. E adesso aggiungi un secondo cucchiaio di solo caffè. Lo sposti da sopra a sotto e con un movimento circolare, questa volta da sinistra verso destra. E poi aggiungi un terzo cucchiaio. Prima però allontana il recipiente dal fuoco e rimetticelo! Adesso alimenta il caffè. Cioè riempi il cucchiaio di caffè che si scioglie, lo sollevi bene in alto e lo riporti parecchie volte verso il basso fino a che l'acqua ricomincia a bollire e la massa di caffè chiaro rimane in superficie e si increspa, pronta ad affondare. Ma tu non farlo affondare! Ebreo, arabo, che cosa vuol dire? Facciamo tutti parte del genere umano, cosa ci divide la religione? Cazzate! Noi osserviamo il digiuno. E anche noi arabi. Qual è il vostro giorno di riposo? Il nostro è venerdì. E il nostro è il sabato, visto? Visto? Le religioni si mescolano, non sono uniche come il tuo caffè. Gli uomini no, crediamocene, io ho il diritto di amarti e anche tu ce l'hai questo diritto, hai capito? Io ti amo, ma non lo so se la madre ha un diritto. Sì che lo è. Tutto questo deve cambiare. Lo capisci che deve cambiare.